Noi continuiamo adesso con i lavori parlando adesso dell'aspetto medico, perché inviterei anche a raggiungerci qui sul sottopalco prima della cattedra il dottor Luciano Diti, direttore del Lotti di Medicina di Vicenza, praticamente ossigenoterapia iperbarica. Dottor Diti, i subacquei fanno le bolle alcune volte possono essere il problema dei subacquei. La prevenzione per una buona poi immersione nasce già a terra, all'asciutto. Ma io direi che l'attività subacquea è uno sport assolutamente sicuro. Se guardiamo le statistiche di tutti gli sport che sono state fatte negli Stati Uniti da anche un network di sia di ricerca ma anche di assicurativo, di soccorso, effettivamente l'attività subacquea è quella che ha meno incidenti e soprattutto con conseguenze meno gravi. È vero che lavorare, andare sott'acqua può essere pericoloso perché non siamo nel nostro ambiente, però con un po' di prevenzione sicuramente riusciamo ad avere dei risultati estremamente positivi, oltre che un bel divertimento. Dottore, allora le invito a presentare il suo studio. Grazie. Le ricordo di non tenere troppo vicino il microfono, perché se no lo tengo la qua. Regia mi sgrida. Ci sgridano. Allora, innanzitutto grazie agli amici che mi hanno invitato a parlare qui a Trieste, dove io ho vissuto 30 anni e dove torno con estremo piacere. Io ho fatto un potpourri di questo mio intervento per fare quattro parole su quelle che sono le ultime ricerche per quanto riguarda lo sviluppo della malattia da decompressione. A me dispiace passare da argomenti così belli come quelli della biologia marina e del parco di Miramare ad aspetti patologici, però è il mio ruolo e voi mi perdonerete. Allora, dal 2009 circa si è visto che la presenza all'interno del circolo sanguigno di piccole particelle, di microparticelle, può essere la causa scatenante della malattia di decompressione. Noi abbiamo all'interno del nostro circolo dei cosiddetti dell'immondizia, microparticelle che derivano dalle cellule che sono morte, che si sono sfaldate, eccetera, eccetera. Questo potrebbe essere che con la formazione delle bolle vanno ad attivare queste microparticelle e danno una risposta infiammatoria. Noi abbiamo queste microparticelle che sono presenti dalla grandezza da 0,1 a 1 micron, che sono presenti in tutti noi. Vengono aumentate, si aumentano di numero in particolari situazioni, come vedete, situazioni patologiche, tra cui anche il trauma. Noi la malattia della decompressione, cioè la presenza di bolle in maniera eccessiva, può essere considerato come un trauma, tra virgolette. Come vedete, sono derivanti dall'endotelio, cioè da quella membrana che avvolge tutti i vasi sanguigni e che quando io studiavo medicina sembrava fosse, lo consideravamo poco via che il tubo di gomma che si usa per bagnare il giardino. In realtà si è visto che è talmente attivo che è considerato ormai il più grosso organo che noi abbiamo all'interno del corpo umano. Quindi dalle piastrine, dai globuli rossi, dai globuli bianchi, che nel loro sfaldamento producono queste piccole microparticelle. Come vedete, qui è stata fatta una simulazione di immersione in camera iperbarica e fatto molto particolare, si è visto che prima e dopo l'immersione c'era uno sviluppo estremamente elevato di queste microparticelle. Queste microparticelle andavano a, diciamo, si legavano in qualche maniera ai globuli bianchi, ai polimorfonucleati, e questi polimorfonucleati attivi, quindi reattivi, potevano dare delle cause di
di danno nei confronti della parete endoteliale, della parete del vaso, e da lì a cascata tutta una serie di reazioni infiammatorie, reazioni. Hanno visto che l'attivazione di polimorfonucleati da parte viene fatta con l'interazione delle microparticelle. E una volta attivati si attaccano come dicevo prima, al tessuto endoteliale, e in questo tessuto endoteliale vanno a formare delle brecce. Se non ci sono microparticelle, non c'è danno. Una cosa strana, che non è stata ancora spiegata, si è visto che nella fase post-immersione, durante la decompressione, queste microparticelle hanno la tendenza ad ingrandirsi. Perché? Non si sa. Cioè, si ingrandiscono in quello che è il tessuto ipersaturo di gas. E chiaramente a questo punto vanno a, diciamo così, fare dei danni a livello dei vari, dell'omento, del muscolo, dello psoas, del cervello, eccetera, eccetera, perché c'è un innalzamento di queste microparticelle, soprattutto da un punto di vista della, oltre, diciamo, oltre il micron, cominciano a essere pericolose. Quindi, per quanto riguarda, diciamo così, un minimo riassunto, le microparticelle aumentano nel post-immersione. Questo è confermato sia nel topo che nell'uomo. Quando è stata fatta questa diapositiva, non era uscito l'ultimo lavoro di Tom, che dice che qui, diciamo, si vede che nell'uomo siamo ancora indecisi se più immersioni possono provocare l'aumento delle microparticelle, cosa che è confermata nel topo. E si è visto che questo è vero anche nell'uomo. E stessa cosa vale per quanto riguarda le microparticelle, soprattutto quelle che derivano dalle piastrine, portano a un'attivazione dei polimorfonucleati con un danno ulteriore. Quindi, per riassumere, le bolle interagiscono con le cellule del sangue, questo è logico. I canali del calcio vanno a iperpolarizzare queste cellule del sangue, le rendono ancora più sensibili all'attacco delle microparticelle, che vengono generate dallo sfaldamento di piastrine e polimorfonucleati, e queste sono particolarmente dannose. Si ingrandiscono in presenza di gas supersaturi, e grandi microparticelle, fra virgolette grandi, interagiscono con i polimorfonucleati e li attivano. Questi polimorfonucleati aderiscono alle pareti vascolari e provocano delle lesioni locali con produzione di ulteriori microparticelle, e quindi più polimorfonucleati sono attivati, più sono adesi, più lesioni ci sono. A questo punto viene da dire che eventi correlati alle bolle inducono danni vascolari progressivi e sintomi di malattia da decompressione, e tutti i risultati sono coerenti con l'ipotesi che la malattia da decompressione è una malattia infiammatoria. A questo punto ci vogliono più lavori, soprattutto sull'uomo, per confermare questa ipotesi. A questo punto ci viene da dire che dopo più di un secolo di studi e di ricerche possiamo affermare con sicurezza che le patologie da decompressione sono causate principalmente dalle bolle. Questo è una cosa che sembra ridicola, però finalmente abbiamo questa certezza. Perché oltre ai sintomi causati direttamente dalle bolle, sono anche il primo fattore scatenante delle complesse reazioni fisiopatologiche che accompagnano ed aggravano la cascata dei fenomeni innescati da una presenza eccessiva di gas circolante. Ecco, io finisco questa parte e parlerei a questo punto di, visto che sono le bolle quelle che ci fanno i danni, bisogna ridurre il carico. Come si può fare? Sono infatti degli studi dal DAN, di cui parlavo prima, per il precondizionamento, quindi per ridurre le bolle prima, per ottimizzare i profili, quindi un rispetto dei limiti di non decompressione, l'uso del nitrox versus l'aria, non eccessive immersioni ripetitive, un rispetto del deep stop,
e una riduzione di quelli che possono essere i fattori individuali di rischio, che è la condizione migliore, fisica migliore, non evitare la disidratazione, non fumare, eccetera. Dopo vediamo un po' un po' meglio. Precondizionamento, hanno provato a far vibrare i subacquei prima di mandarli in acqua. Allora, se noi prendiamo una bottiglia di champagne, anche aperta, e la scassiamo, a un certo punto le bolle si formano. Se scassiamo un corpo umano, questo corpo umano produce bolle, e a questo punto noi le eliminiamo attraverso il circolo venoso che passa nel cuore destro, va nei polmoni, le eliminiamo attraverso il filtro polmonare. Il riscaldamento, l'esercizio preimmersione, l'idratazione, la dilatazione dei vasi sanguigni flusso mediata con l'uso anche di cioccolato e di antiossidanti. Questo del cioccolato per me è una cosa eccezionale. Io sono un goloso di cioccolato, dico sempre ridendo che lo prenderei anche in aerosol. Ecco, la vibrazione. Allora, sulla destra abbiamo la vibrazione indotta per esempio dall'uso di un gommone, perché il gommone saltando e battendo, soprattutto se il mare non è perfettamente liscio, ci provoca una vibrazione che fa anche questa parte del precondizionamento. A sinistra ci sono i lettini vibratori che hanno usato a Bruxelles nell'esperimento che hanno fatto con il Dan. A Bruxelles c'è una meravigliosa piscina, non so se l'avete mai sentito, che ha fatta con tutta una serie di ambienti che arriva fino a 30 metri, dove fanno tutta una serie di esperimenti di fisiologia subacquea. E qui abbiamo i risultati. Quelli che non hanno fatto la vibrazione avevano comunque una quantità di bolle significativamente più alta di chi aveva fatto la vibrazione. Il riscaldamento. Anche il riscaldamento, noi sappiamo che i gas si sciolgono in maniera più elevata durante l'immersione in ambiente freddo. In Antartide, per esempio, noi avevamo assunto per l'immersione di sommozzatori, il programma prevedeva che si utilizzasse uno faceva l'immersione a 20 metri e veniva preso in considerazione lo step, come la tabella, come se avesse fatto l'immersione a 24 metri, in maniera perché si scioglie più inerte nel sangue. E anche qui vedete che le bolle rispetto al controllo sono nettamente inferiori. Stessa cosa vale per l'esercizio. Qui il controllo è fatto dopo un esercizio fatto il giorno prima, un esercizio abbastanza, cioè attività fisica abbastanza importante, e in cui i soggetti il giorno dopo hanno fatto un'immersione e il conto delle bolle era stato fatto proprio negli stessi subacquei, chi aveva fatto e chi non aveva fatto l'esercizio, come vedete è abbastanza importante come numeri. Ecco, questa già cominciamo ad arrivare a quelle che possono essere la nostra attività, la nostra capacità di prevenzione. Se noi ci idratiamo bene, come vedete a sinistra ci sono i normoidratati, non disidratati, attenzione, ci sono normoidratati e a destra ci sono gli iperidratati. Gli iperidratati i subacquei fanno un'immersione a 45 metri per 20 minuti. Come vedete, gli iperidratati hanno una quantità di bolle decisamente e significativamente inferiore rispetto ai normoidratati. Questo è l'effetto della cioccolata con un, per conto mio bisogna usare quella, non tutti piace, ma con una percentuale di cacao superiore al 75%, e vedete che l'aumento, la dilatazione flusso mediata dei vasi sanguigni, quindi il miglior flusso all'interno dei vasi sanguigni, è determinato anche dalla cioccolata fondente. Come vedete qui c'è un ulteriore
diciamo così, azione fatta dalla non tanto dalla vibrazione ma dalla sauna e dalle pillole, dall'assunzione di antiossidanti. Ora andiamo a parlare dell'ottimizzazione dei profili. Chiaramente, come prima abbiamo detto, l'ideale sarebbe evitare di uscire dalla curva di non decompressione, e chiaramente questo, soprattutto nella immersione sportiva, può essere una cosa facilmente adottabile. Come vedete, l'uso l'uso del nitrox, cioè della miscela iperossigenata di azoto e ossigeno, è sicuramente più vantaggiosa in certi momenti dell'uso dell'aria. Come vedete, qui a sinistra c'è l'uso del nitrox, a destra l'uso dell'aria in rapporto alle bolle. Attenzione che come vedete qui, le scale che fanno vedere il risultato sulle bolle sono diverse. Per cui noi abbiamo sicuramente una quantità di bolle inferiori nel subacqueo che respira nitrox rispetto a quello che respira bolle. Però ci sono anche vantaggi e svantaggi, e poi ci sono, come sempre in tutti gli ambiti, ci sono i miti. E il vantaggio del nitrox, che estende il tempo di non stop, è vero, riduce la decompressione, anche questo è vero, riduce l'azoto residuo, riduce il rischio di malattia da decompressione, però non riduce la narcosi, non ha un'azione di protezione sull'integrità delle cellule e non riduce quella che può essere la malattia da decompressione subclinica. Non è vero che riduce il consumo di gas, nel senso che se uno va in iperventilazione può andarci sia in aria sia nella respirazione con nitrox. Per quanto riguarda gli svantaggi, è presente la possibilità di una tossicità dell'ossigeno, c'è sicuramente l'impegno, che è un impegno anche abbastanza serio, della miscelazione, manipolazione e prova del gas. E per quanto riguarda, a me è capitato di essere chiamato dall'ospedale di Bassano, non per quanto riguarda il nitrox, questo aveva fatto un'immersione in grotta con il Trimix, cioè con la miscela azoto, elio, ossigeno, e aveva fatto una miscela che era iperossica ed era andato a 90, non mi ricordo, cioè quelli che l'avevano trovato avevano detto che era andato a 70 metri, lui era un po' in fase di confusione mentale, era andato a 90 metri. E per fortuna la crisi iperossica l'ha fatta quando ha cominciato, non si capisce perché, a respirare ossigeno puro a 12 metri e ha fatto la crisi convulsiva, e per fortuna nella grotta, lui era già uscito dalla grotta ed era già nel laghetto, e la mamma l'ha visto affiorare e rimanere fermo, ed è stata la mamma che gli ha tirato fuori la testa dall'acqua. Questo per dire che bisogna fare molto attenzione sia nella preparazione delle miscele, sia del Trimix ma anche del nitrox. La compatibilità dell'attrezzatura certe volte non è compatibile con l'uso dell'ossigeno, della miscela con più alto ossigeno. E non è vero però che noi, se abbiamo qualche subacqueo che arriva da noi in camera iperbarica che ha respirato il nitrox, non ci sono assolutamente problemi nella ricompressione terapeutica. Ok, come abbiamo detto, limitare le immersioni ripetitive e eventualmente fare il deep stop. Il deep stop è una sosta istituita adesso in questi ultimi anni per ridurre, si è visto che riduce la presenza di bolle. Noi facevamo già lo stop, la cosiddetta safety stop tra i 3 e i 5 metri, però si è visto, adesso lo vediamo qui, che fare questa immersione, questo stop più profondo, qualcuno dice a metà della profondità dell'immersione, ci sono diverse teorie su come fare, a che quota fare questo deep stop, però come vedete c'è una riduzione sicuramente importante. E ridurre anche i fattori di rischio individuali.
E qui importante è l'esperienza, perché un'esperienza con inferiore ai 20, alle 20 immersioni sicuramente può portare a una, diciamo così, a una malattia di decompressione, perché si fanno delle cose che sono superiori alle proprie forze. L'età compresa, cioè l'età inferiore di 18 anni e maggiore di 55, i traumi delle pregresse malattie di decompressione. Ricordate, io ho avuto anni fa un subacqueo che una delle prime immersioni, c'era quella volta qui a Trieste la gara chi faceva più relitti, e all'inizio di maggio ha pensato bene di andare con un suo amico a fare un'immersione intorno ai 70 metri come prima immersione, e tutta la settimana lui lavora come elettricista, però non aveva il manovale che gli facesse le tracce nel muro, e ha lavorato lui facendo con la mazzetta un lavoro che non era più abituato a fare. E questo accumulo di acido lattico, accumulo di, fra virgolette, un po' di edema, sicuramente un travaso di liquido, ha diminuito la velocità, la scorrevolezza, chiamiamola fra virgolette, della circolazione, e si è presentato con una malattia da decompressione. L'obesità, dopo ne parliamo un po' meglio, gli alcolici, patologie in atto, l'assunzione di farmaci, il fumo oltre le 20 sigarette, la disidratazione e la mancanza di allenamento. Le cause possono essere date dall'inesperienza, dall'eccesso di confidenza, dal superamento volontario dei limiti di sicurezza, uso di attrezzatura inadeguata, programmazione errata dell'immersione, comportamento non consono all'attività prevista. Poi ci sono le situazioni di rischio, tra cui le immersioni ripetute, le immersioni a yo-yo, risalite veloci, e una cosa che per conto mio è molto importante da tenere presente è anche la scelta sbagliata del compagno di immersione e il volo anche dopo l'immersione. Fitness, questa è una cosa molto importante. Noi vediamo che molti subacquei, io compreso, e non hanno una preparazione atletica adeguata. È chiaro che noi, per dare l'idoneità all'immersione, dobbiamo prendere in considerazione dall'apneista al sommozzatore militare, passando per il sommozzatore sportivo, scientifico, tecnico, professionale, militare. Una piccola nota io la vorrei fare per quello che riguarda il sommozzatore tecnico, quelli che adesso io l'ho messo tecnico, in realtà sono dei sommozzatori che fanno le immersioni tecniche sono immersioni molto profonde con miscele eccetera eccetera. Per questo tipo di sommozzatori è importante mantenere una forma fisica assolutamente adeguata, perché non sono dei professionisti, anche se usano delle attrezzature da professionisti, e questo è sempre il mio scontro con certi amici che fanno immersioni tecniche, che loro dicono: noi andiamo sotto acqua ogni fine settimana, e dico: io vado a lavorare ogni giorno e qualche volta anche il fine settimana. Per cui il professionista è quello che fa quel lavoro tutti i giorni, quindi è preparato per fare quel lavoro tutti i giorni. Anche il fisico va a, diciamo così, ad abituarsi a un'immersione giornaliera, e come vedete, come sapete, per esempio i sommozzatori professionisti più facilmente hanno delle malattie da decompressione che riguardano le forme artralgiche o muscolari, mentre il sommozzatore sportivo è quello che va più facilmente incontro a quelle più pericolose e più gravi, che sono le malattie da decompressione di tipo midollare o comunque neurologico. Quindi è importante, diciamo così, non fare quello che faccio io, che non faccio il pigro e che quindi ingrasso e che non ho
diciamo così, un indice di massa corporea inferiore a 30. Io per poco ce l'ho ancora inferiore a 30, e che per esempio c'è i britannici considerano che se uno supera i 30, facendo questa l'indice di massa corporea si calcola con questa formula qua sopra, e come vedete io sono alto 1,85, mi mancano ancora penso 6-7 kg per essere al limite, e non è valido, cioè non è giusto, perché nel momento in cui si fa l'immersione si va a mettere in pericolo anche il compagno di immersioni, e soprattutto, come avete visto, per una età superiore ai 50 anni, che io ho superato da un po', la forma fisica è ancora più importante rispetto a quella di un giovane. L'obesità, come dice i britannici fanno questa nota, l'obesità può escludere un candidato all'immersione in quanto tradisce spesso una mancanza di forma fisica generale, questo è assolutamente vero. Un body mass index di oltre 30 dovrebbe normalmente escludere l'attività subacquea. Va presa con particolare attenzione la distribuzione del peso, perché l'obesità concentrata sull'addome dovrebbe essere meno accettabile rispetto a un peso uniformemente distribuito, come anche se l'eccesso di peso è visibilmente muscolare, come quello di Roberto Bolleli. La formula tende a discriminare le persone alte, che possono essere idonee anche con un body mass index maggiore di 30. Però questo non ci mette, non ci giustifica da non fare un'attività di preparazione all'immersione. Io anche adesso che sono andato a vedere i miei amici che vanno a fare le prove di la gara di fotografia, ce ne sono diversi che sono ben in carne e che tutto sommato non sarebbe male che perdessero qualche chilo. Per fare un altro flash, tanto si parla della idoneità all'attività subacquea in presenza o meno di asma. Allora io direi che, secondo quello che dice il mio amico Schiavon, che è veramente un medico sportivo molto in gamba e subacqueo, lui ha fatto questo flowchart, questo schemino per dire no all'immersione per chi ha un asma in cui viene scatenata la broncoostruzione da esercizio fisico, freddo o emozioni. Questi sono scartati. Però sia l'immersione, con o senza l'uso di antinfiammatori per aerosol, se sono liberi dei sintomi di asma, hanno una spirometria normale e hanno un test da sforzo negativo. Però queste persone, attenzione, devono monitorarsi, si devono fare il monitoraggio bigiornaliero del picco di flusso e devono astenersi dall'immersione se hanno asma attiva con l'uso di farmaci sintomatici nelle 48 ore prima dell'immersione, una riduzione del picco di flusso espiratorio, quello di cui parlavamo prima, con una caduta maggiore del 10% rispetto ai valori migliori, e un aumento della variabilità del picco di flusso, quindi delle variazioni giornaliere che superano il 20%. Ecco, io affronterei un attimino anche, come dicevo prima, ci sono miti e realtà in ogni campo, anche in quello che sono le immersioni del sesso femminile, perché ci sono veramente tanti miti. Si parla di problemi per quanto riguarda le differenze anatomiche. In realtà è vero, ci sono la performance subacquea potrebbe essere differente per quanto riguarda, per esempio, il trasporto delle bombole in superficie. Sono d'accordo, è più facile che le porti uno ben stagno come Roberto che una mingherlina che fa. Però se noi guardiamo già nel 1988 alle Olimpiadi, la differenza dei tempi in acqua per le gare di nuoto si era ridotta sotto il 12% tra maschi e femmine. Per quanto riguarda l'attività subacquea, diciamo che ormai il fatto delle immersioni fatte dal macho sono un po' diventate una leggenda e un po' fanno sorridere.
La variazione termica, per esempio, la donna avrebbe sicuramente maggior possibilità di resistere al freddo rispetto all'uomo. In realtà non c'è questa tendenza a in genere non sono molto come dire sensibili, o comunque non sono molto predisposte ad avere, diciamo così, ad avere attorno una temperatura più bassa, però non è vero che non sono in grado di sopportarla. Durante le mestruazioni è venuto fuori che è pericoloso, perché durante le mestruazioni potrebbero attirare gli squali. In realtà è una balla mai vista, perché il sangue lisato è un repellente nei confronti degli squali, per cui quando vi dicono queste cose mandati a quel paese, anzi mandateli a farsi un po' di cultura. Però la cosa che può esserci è comunque un aumento della possibilità di edema agli arti inferiori, eccetera, ma quello che più importante è la possibilità di sviluppare delle cefalee o delle emicranie, che potrebbero dare nausea e vomito, per cui in questi casi è preferibile evitare l'immersione, in quanto il vomito potrebbe essere causa di gravi problemi sott'acqua. La stessa cosa vale per un uso di contraccettivi non perfettamente tollerato dalla persona. Per quanto riguarda la malattia della compressione, c'è nella letteratura ci sono voci discordanti, per cui non c'è assolutamente un'evidenza che la subacquea di sesso femminile vada più facilmente incontro alla malattia della compressione. Ecco, stessa cosa vale per la gravidanza, non sappiamo, cioè non siamo sicuri al 100% che non ci sono, che ci siano o che non ci siano danni. Io personalmente però consiglierei, visto che non abbiamo queste certezze, consiglierei di non fare immersioni. Ecco, queste invece, le protesi, sono un'altra, protesi soprattutto mammarie, sono un altro, questo sì, un altro problema a livello di immersioni. Ci sono le protesi di vari tipi, quelle in idrogel, quelle in silicone possono dare dei problemi. Si è visto che se la decompressione è fatta tranquillamente e poi la permanenza a livello del mare si protrae, non ci sono problemi. Hanno provato a utilizzare queste protesi e diciamo prima comprimerle per un'immersione normale intorno ai 30 metri eccetera eccetera, e hanno provato a fare una simulazione di volo, cioè di come se la persona prendesse l'aereo. A questo punto si è visto la produzione di bolle abbastanza importanti, che potrebbero danneggiare la protesi. Noi abbiamo avuto, ultimamente siamo un po' incerti, abbiamo dei problemi, perché la maggior parte, per esempio abbiamo avuto delle pazienti che sono state operate al CA della mammella e hanno inserito delle protesi, e loro sono coperte da garanzia a vita per quanto riguarda queste protesi, però solo se non aumenta la pressione. È chiaro che questa pressione viene indicata come la manipolazione da parte del medico per vedere se le cose sono tutte, cioè deve essere, però nel momento in cui noi li mettiamo in camera iperbarica e comunque aumentiamo la pressione, e siccome le assicurazioni sono sempre restie a pagare, a questo punto potremmo anche trovarci ad avere il paziente in difficoltà, a dover affrontare qualcosa che non è corretto che affronti. Per quanto riguarda il CA della mammella, io lo scorso anno sono stato invitato a parlare sulla possibilità dell'attività subacquea nel miglioramento dell'infedema che si presenta certe volte nelle pazienti che vengono sottoposte a intervento per CA della mammella, perché viene bloccato il deflusso, cioè vengono chiusi dei vasi linfatici, e per cui e allora sono andato un po' a cercare
questi la possibilità di trovare qualcosa in letteratura non c'è assolutamente nulla. Per quanto riguarda l'ossigenoterapia iperbarica, quindi la compressione comunque minima a 2,5 atmosfere assolute a 15 metri, solo in genere nelle pazienti che hanno un linfedema abbastanza imponente che può portare a, a dei danni anche a livello della cute. Però direi che analizzando un attimino quelle che sono sia le immersioni in apnea, sia con l'autorespiratore in aria o con le miscele, sia l'uso del rebreather, ho cancellato quasi l'autorespiratore d'ossigeno perché mi sembra abbastanza fuori dall'uso comune. A questo punto vediamo cosa può essere diciamo di vantaggio. L'apnea, per esempio, è un ottimo training per una conoscenza del proprio corpo, dei propri limiti. È importante per l'equilibrio mentale, perché da un punto di vista psicologico sicuramente questa persona non avrà cioè l'equilibrio mentale avrà subito sicuramente delle bastonate. La tesaurizzazione delle forze con movimenti controllati e dolci, quindi su chi va sotto acqua in apnea sa benissimo che non si fanno dei movimenti bruschi, comunque si tesaurizza il nostro ossigeno. Il riflesso di apnea immersione che porta a una bradicardia che è più elevata in acqua fredda, con una vasocostrizione periferica, e questo è importante perché sicuramente riduce il linfedema. Un incremento della produzione di ormone natriuretico che provoca un aumento di 4-5 volte della diuresi, l'accumulo di sangue a livello polmonare e la produzione di endorfine. Le endorfine, nei casi in cui c'è il dolore, possono essere assolutamente positive. Per quanto riguarda l'immersione con l'autorespiratore ad aria, il riflesso di immersione, chiaramente bradicardia, vasocostrizione periferica, aumento dell'ormone natriuretico, riduzione del volume sanguigno nelle vene degli arti per una riduzione della gravità, e le pressioni diverse nelle varie aree del corpo con modificazioni continue. Quindi questo è una specie di massaggio che viene fatto anche a livello dell'arto che ha un linfedema, e questo è sicuramente positivo. Io devo dire la verità che ho scoperto l'efficacia dell'acqua, come da anni ormai che affermo che l'acqua è una fisioterapista eccezionale, e come sempre produzione di endorfine. L'unica cosa che io ho trovato era stata fatta nel 2006 un'indagine da parte del DAN sulle iscritte al DAN per quanto riguardava gli esiti del cancro al seno in funzione di due unità all'immersione. Avevano ricevuto di ritorno 42 questionari con donne di età compresa tra i 36 e i 66 anni. L'intervento era stato di quadrantectomia o mastectomia, seguito da chemioterapia e radioterapia. Tempo intercorso andava tra l'intervento chirurgico e la ripresa dell'attività subacquea da 0 a 48 mesi, l'80% aveva fatto fisioterapia o ginnastica per migliorare la forma fisica. Il ricominciare l'attività subacquea avrà rappresentato un ottimo benessere psicofisico. Le persone che erano riuscite a ricominciare ad andare sotto acqua stavano bene. Il 12% aveva avuto una riduzione dell'infedema. Sicuramente c'era una maggiore affaticabilità, il 16% aveva una riduzione del movimento del braccio e il 2% aveva ancora dolore. Ecco, prima però di andare sott'acqua, credo che sia importante che ci sia il completamento di chemio e radioterapia, fare la fisioterapia adeguata, un allenamento adeguato per essere in forma, e una visita di idoneità all'immersione in cui vengano esclusi o comunque diciamo così messi sotto controllo gli effetti collaterali sia della radioterapia che della chemioterapia. Mi è capitato anni fa di avere, stranamente sono delle cose che non si riescono a capire, nel raggio di un mese mi sono arrivati due pazienti relativamente giovani che avevano subito radioterapia in fase per un linfoma in fase giovanile. Erano tutti e due subacquei e tutti e due avevano avuto dei danni a livello del cuore, a livello cardiaco, che a un certo punto avevano impedito
di continuare l'attività subacquea. Addirittura perché la radioterapia si manifesta, i danni da radioterapia si manifestano nel corso degli anni e possono peggiorare nel corso degli anni. La ragazza aveva fatto, lei diceva, noi avevamo, io di famiglia, un problema di valvola mitralica che dopo la radioterapia, a cui era stata sottoposta perché poveretta aveva avuto anche un CA del seno, e aveva precipitato ed era stata operata. A distanza di 6 mesi dall'intervento chirurgico, il cardiochirurgo, un po' per conto mio, un po' in maniera leggera, ma perché probabilmente non conosce l'attività subacquea, l'aveva fatta fare una, l'aveva detto sì, torni pure. Lei non si sentiva tranquilla, per cui la sua amica, che era una istruttrice subacquea, l'aveva accompagnata. A 3 metri lei ha sviluppato un edema polmonare acuto, è stata portata in ospedale, ha fatto un'ecocardiografia che dimostrava una presenza di, come se l'intervento chirurgico non fosse riuscito assolutamente. A distanza di 15 giorni l'ecocardiografia era perfettamente normale, per cui come vedete, e qui ritorniamo alla necessità di avere un'idoneità, un allenamento eccetera eccetera, perché comunque sotto acqua ci sono le modificazioni cardiovascolari che sono estremamente importanti. Ecco, i movimenti, diciamo, per quanto riguarda l'infedema, i vantaggi dell'acqua, i movimenti impossibili in altri ambienti, la facilità di tali movimenti porta al rilasciamento muscolare, a un minore impatto sulle articolazioni, riduzione del dolore e sensazione di benessere, migliora la circolazione sanguigna e linfatica. E la pressione idrostatica irrobustisce in maniera delicata la muscolatura, che con il suo lavoro migliora il drenaggio linfatico. Passiamo a quello che sono le precauzioni. È chiaro che non deve fare un'immersione sotto i 20 metri e mantenersi in una curva di non decompressione. L'acqua deve essere superiore ai 15 gradi di temperatura e comunque fare un safety stop di 3-5 minuti a 3-5 metri. L'apnea non va tirata e la profondità va fatta nei limiti delle possibilità dell'apneista. Per quanto riguarda invece i bambini e i ragazzi, si pensava che andare sotto acqua non dovesse dare nessun problema. In realtà 3 anni fa hanno fatto dei colleghi svizzeri, hanno fatto una piccola, hanno preso dei bambini e li hanno messi in camere iperbariche e poi gli hanno fatto fare degli esami spirometrici. E questi esami spirometrici erano particolarmente sballati. A questo punto direi che è vero che ci sono diverse didattiche che danno diciamo così, i limiti addirittura di 14 anni, di 16 anni, a seconda della didattica, a seconda dello Stato, cioè della nazione dove si pratica questa attività. Io direi che 8-12 anni non superare i 3-5 metri e i 12-14 anni non superare i 5-10 metri. Non sono d'accordo con questi che dicono che si possono fare 2 immersioni al giorno, io la manterrei a 1 immersione al giorno, non niente immersioni notturne, e io sarei anche appunto molto più ristretto del CMAS, per cui l'acqua deve essere anche abbastanza calda, più calda, cioè oltre i 15 gradi. E se loro dicono, se la temperatura è intorno ai 12 gradi, non stare in acqua più di 10 minuti, se no addirittura 25. Io direi che 25 mi può star bene, però l'acqua deve essere abbastanza calda. E a questo punto io ho finito di impressionarvi con quelle cose assolutamente patologiche e vi ringrazio per l'attenzione. Vi faccio vedere mio figlio che a 10 anni è andato sotto acqua, no, 12 anni è andato sotto acqua per la prima volta, a 3 metri. Grazie.